Ben ritrovati, nuovo appuntamento targato Star Casino Sport, il nostro focus con tutte le notizie e tutti gli aggiornamenti in tema di calciomercato, ma non solo, noi parliamo di Roma in primo piano perché c'è un rebus attaccante in casa giallorossa. A circa una settimana dall'inizio del campionato non si è ancora trovato l'attaccante giusto da far scendere in campo all'interno della rosa di José Mourinho. Sono tanti i nomi che vengono fatti tra le mura di Trigoria in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, primo fra tutti Marcos Leonardo dal Santos, con una trattativa tuttavia piuttosto complicata. Un altro profilo che è stato presentato proprio nelle ultime ore alla dirigenza giallorossa è quello di Muriel dall'Atalanta, che piace molto a José Mourinho, così come piace anche il suo compagno di squadra Zapata, e ultimo fra tutti Arnautovic dal Bologna, che vorrebbe andare a vestire la maglia giallorossa. Ma non parliamo soltanto di Roma, parliamo anche di Napoli, dove risuonano le sirene saudite per Zenisk e per Victor Osimhen. E se Aurelio De Laurentiis sembrerebbe più propenso a lasciar partire il giocatore polacco, non sembrerebbe altrettanto propenso a lasciar partire Victor Osimhen, per il quale tra l'altro è arrivato un brutto infortunio, trauma distorsivo alla caviglia destra per il nigeriano, problemi anche al ginocchio per Rachmani. Quindi è evidente che l'allarme infortuni in casa Napoli continua a rappresentare un problema non indifferente. Ma noi adesso, con l'aiuto della nostra spin, andiamo a scoprire quello che sarà il personaggio del giorno, il profilo del giorno, che andremo insieme poi ad analizzare più da vicino, che scenderà in campo. Stiamo parlando di Aubameyang, che sarà protagonista nel match contro il Panathinaikos con la maglia appunto dell'Olympique Marsiglia. Come finirà il match con l'1 che ha un 30% di probabilità di vittoria, l'X con un 20% di probabilità e la vittoria dell'Olympique Marsiglia con un 50% di probabilità. Ma noi ora andiamo appunto, come accennato, ad analizzare più da vicino il profilo di Aubameyang, profilo molto interessante al centro di vicende di calciomercato, perché ha lasciato da qualche settimana il Chelsea, dove ha vissuto una stagione complicatissima, per ripartire appunto dalla Francia e soprattutto dalla Ligue 1. L'attaccante gabonese è infatti andato appunto, come annunciato, a vestire la maglia dell'Olympique Marsiglia, dove spera di performare al meglio nella prossima stagione. Ha dichiarato che nel Chelsea la sua esperienza è stata negativa perché c'erano delle situazioni che non dipendevano neanche da lui, che lo hanno costretto a non scendere in campo, a non giocare. Spera di ritrovare il sorriso e la perfetta forma fisica per performare al meglio con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Noi chiudiamo così il nostro focus.